Mario lui H! Oh, Scooby-Doo papà! Anzi, signata là! Mamma, mamma, mamma! Scooby-Doo, Scooby-Doo papà! Hey guys, benvenuti sul canale degli Amendola Brothers. Io sono Salvatore e siamo qui ragazzi quest'oggi per un nuovo Mega Galattimo. Mega Galattimo. Non mi fa bene. Non mi fa bene. Pronostico del Napoli. Noi faremo questa cosa, niente riuscirà a fermarci. E siamo qui ragazzi per pronosticare la partita che si terrà prossimamente tra Napoli e Chievo. Il Napoli è sempre al primo posto, ma con gli ultimi risultati la Juve si è avvicinata tantissimo. Chievo è vero nello stesso posto, la nostra avversaria di quest'ovo GV. Non mi usciva più la crisi. Juventus al secondo posto con 62, Lazio 61, Inter 61, Roma 58. Annunciato il giocatore del mese, chi poteva essere se non lui? Com'è forte su Mertens? Come al solito ragazzi, salutiamo tutti coloro che hanno indovinato il pronostico di settimana scorsa, i primi 20 ovviamente. Vi invitiamo a commentare con il vostro pronostico di Napoli, Chievo, Verona, così da poter essere tra i fortunati che appunto saranno salutati al prossimo video. Vediamo se sono più fortunato. Oh, cioè, ammasic, si fece espulgere. Ammasic si è fatto espulgere. Mettiamo Zielinski al posto di Hamsik e non è guai in banchina. Perché la volta scorsa ha portato un poco Sebevic. Stai scherzando? Maglia azzurra per il Napoli con Diego Armando Alla. Sì, purtroppo soffre terribilmente di epistassi. Così. Maglia gialla per loro con... Quattro minuti, pioggia, campione, arbitro Leonardo San Milano. Inizia alle ore 18 del 7 aprile 2018, almeno nel gioco, Stadio Olympic. Reina, Koulibaly, Albio, Lisai, Mario Rui, Allan, Jorginho, Zielinski, Insigne, Mertens, Gaglion. E andiamo subito alla partita. Intanto, durante questi giochetti, ragazzi, vi invitiamo ad evitare di fare guerre calcistiche sotto il nostro video, perché noi tifiamo Napoli, questo è vero, però cerchiamo di portare rispetto per tutte le squadre. Il che non significa che non possiamo fare gli sfottò nelle parodie, perché quelli sono sfottò goliardici e ci stanno. Basta che non mettiamo le mamme in mezzo. Vedi, questa è una risposta. Così si risponde alle persone. Qua l'ho detto e qua l'ho sottoscritto. Pierluigi Pardo e Stefano Nalla vi salutano e vi invitano a seguire insieme a noi in discoteca. Benvenuti allo stadio discoteca a San Paolo di Napoli. Me lo sento. Reina. Ma te, chi è scorreggiato? Oggi che fido. E Napoli contro Chievo Verona, tra le prime sevei del campionato. Metà, guarda, addirittura già è storta. Ma hanno fatto pure a metà la coreografia. Ma si tifosero una Cim. San Paolo, un vero e proprio fortino. Miglior record in casa, 35 punti in casa. E allora l'ha già fatto. Casa dell'intero torneo. Hanno portato a casa. Ecco, vediamo il gioco. Ma chi è sto più? Albio! Raul Albio! Questo pare per Pono Cuore Azzurro di Magrito. Vediamo la formazione iniziale del Napoli. Ecco. In panchina abbiamo Rogue, Unas, Milik, Diawara, Maggio, Maximovic e Rafael. Rafael. Sono curioso di vedere come interpreteranno questo modulo. Andiamo a vedere un po' la formazione di questo Chievo Verona. Vediamo. Ma alla fine un chievettese non ha pegartone se vinciamo. Nando si scereano le mani, stringono le mani. E vediamo per i chiavettesi. I chievettesi. Sorrentino, Cacciatore, Cesar, Gamberini, Obi. Obi Wan Kenobi. Gobbi, no, è Gobbi. Radanovic, Rigoni, Castro, Birsa, Pucciarelli e
inglese! Che questo prossimamente verrà a giocare con la maglia del Napoli in inglese. Napoli, quando viene in campo fa: Hello, how are you everyone? Today we gonna win. Avanti Napoli! Avanti Napoli! Siamo tutti con tre. Ed ecco subito Giulio Cesar. Ah no, è Cesar. B Cesar, il Cesar B. Wow! Wow! Ma Castro, mi volevo castrare subito. Subito Albiol. Tanto tempo che non puoi Auriem, è vero. Grazie Salvatore, come al solito sono qui un po' di tempo, ho avuto un po' di raffreddore. Non sono potuto venire a commentare le partite. Vediamo subito il nostro Aladino Allan, che perde la palla come al solito. Ragazzo mio, ma che stai combinando? Ultimamente questo Napoli fa troppi regali, sia nella realtà che nel videogioco. Vediamo Roberto Inglese per Castro. E che Castro? Inglese ancora. Il nostro prossimo talento che vedremo non giocare, perché Sarri lo metterà come Unas sempre in panchina. Tutto là. Mertens, attenzione a Mertens. Mamma mia, che fallo ragazzi, Rocket League. Così è morto Mertens. C'è un infortunio a Mertens. Hanno visto che hanno votato il giocatore dell'anno sul cartellino giallo. Kill è morto. Mo stanno facendo funerale. E dove lo portiamo? In ospedale? Se sta morendo, sì. La moglie dal Spalti che piange. Acciso. Wow, che gli ho fatto? Tre calci gli ho spezzato. Tre. Pure la terza. Però fortunatamente si è rialzato, a quanto vedo. Mette Zaverù. Insigne. Ricchioni. No, Zielinski. Zielinski per Allan, che cambia idea. Torna indietro. Kajon. Mertens. Pucciarelli. Inglese. He gonna dribble a few player. Is on the corner. Castro. E quando è inglese si parla inglese. Oh, accolta quel ricchione di Rigoni. E intanto cacciatore. I cacciatori stanno rintanto in gol. I cacciatori. Cacciatori. Ci danno la caccia da secoli. Koulibaly, Koulibaly, vai Insigne, vai Insogna. Mamma mia, che strupidata! Mamma mia, che strupidata! Attenzione a Birsa. La mette in mezzo. Una Birsa proprio. Tentativo sventato. Reina. La ributta a centro. Possono ripartire. Ma un giocatore nominato, come? Tengo a me chi gioca tu. Tengo il giocatore, ma tutto qua. Inglese. A centro, mi difesi in attacco. Coppa libretti, da scrivani, dei diretti, dall'armadio, no. Coppa i tavoli, coppa i bicchieri, coppa i puzzolani, coppa i pompinieri, da cantini, da cucina, faccio garage! Attenzione, Giorginio, frate scemo! E Ronaldinho. Birsa, verso Pucciarelli, attenzione a Pucciacchella, all'armeghi da Birsa! Ma come si fa? Che gole me, che gole me! Birsa verso Pucciarelli, attenzione! Buttare eventuali spazi. Adesso ne hanno scritto Nobis, perché Reina Nobis proprio pallone. Davvero un gol di precisione. Proprio alla Reina, perché poi un gol alla Reina. Questo gol da un'altra angolazione. Lo faccio vedere all'angolazione nella casa di mamma. Allora, vediamo, ragioniamo un po'. No, no, tu stai là, andiamo. Mertens. Mertens. Ci sono metri a che state combi? Che state facendo? Cosa? Perché? 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 La domenica non giochi mai è buona. E ma fai gli assamma tutte morte. E chi da... Che no chi dice? Per Insigne. Prova a metterla in mezzo per Mertens.
questo colpo di testa. Mannaggia biscotta rosso. Che è? Frutto primo tempo. Finisce così il primo tempo. Chievo Verona 1, Napoli 0. Ma è da fam. Si riparte, senza sostituzioni. Vai, squadra che perde non si cambia. Caglion, vai Caglion, vai Caglion. Ha visto Insigne dall'altro lato. Che con la testa. Bocca, chi te bile. Ma tu stai scherzando? E potrete ovviamente stanno sniffato il zucchero a Coppo Pandoro. Vai Mertens. Bravi qui a bloccare. Ma sono dopate i giocatori loro comunque. Cerca la rete. Mica hai uno. Si riparte col corner per il Napoli. E corner chi te vive. C'è la sostituzione per Napoli. Vai Napoli, vai Napoli, vai Napoli, Koulibaly! Passato via bene dalla difesa. Attacca il giocatore del Napoli. Vai! Adego! Gol! Mertens! Com'è forte stu Mertens! Adego! Facendo chi che la macchina fotografica gigante. Tutti lo alzano i piedi. Porta il Napoli. Una traiettoria pazzesca. Il Napoli straordinario. È davvero un bel gol. No, Marchetiello sta attacca. Napoli 1. Chievo Verona 1. E vediamo di fare il gol della vittoria. Vediamo di fare il gol della vittoria. Vittoria, vittoria. Questa nostra gloria. Attenzione a Birs. Una Birs ma niente. Conclusione controllata dall'estremo difensore. Koulibaly. Subito. Bucchi. Non mi stava scappando. Voglio un uccidimi. Jorginho. Allan. Caglion. Caglion. Mertens. Dries Mertens. Dries Mertens. Vai Trille. Vai Psy. No ma è Piotr. È Piotr Zilischi. Perso il pallone. Ma fanno certi passaggi proprio di puppu. Siamo una squadra di puppu puruppu. E lo sapevi anche tu 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 tu. E ora mangiamo i ca... Mario Rui, acca! Oh, Scooby-Doo papà! Ma c'è segnata là! Mamma, mamma, mamma! Scooby-Doo, Scooby-Doo papà! Mamma mia! Mamma mia, che gol! Mario Rui, Super Mario Rui, ha tirato dal cilindro, dal tubo, parapapparapappa, ha mavigliato Fung. Oh, Scooby-Doo, papà, ha gesignata là. Mamma, 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 Scooby-Doo, Scooby-Doo, papà. Scooby-Doo, papà, yeah, boom, 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 yeah, boom, 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 Scooby-Doo, papà, yeah, boom. Mario Rui, conclusione spettacolare. La Madonna! Abbiamo preso il fungo di Super Mario Rui! Guardate là! È proprio Rui! Palorete, guardate! Boom! Oh, portiere, vai te! Che posso fare? Mi devo solo spavare! Super Mario Rui! Roscio roscio si è fatto per fare questo coletto! Ma me ne... Ah! Era Mario Rui che gli assomigliava a Peppone Cuore Azzurro dimagrito! Grande Super Mario, grande Super Mario, ora il Napoli è in vantaggio. Oh le le, oh la la, oh Napoli vince. O Verona va a casa. O che vovera una va a casa. Hai fatto una canzone alla lasciamo per hanno fatto il minimo sindacale per vincere oggi. Il minimo sindacato. Questi papi hanno chiamato un movimento 5 stelle. Attenzione Allan! Allan Mertens! Di nuovo! Acapocchia, acapocchia! Vai, facciamo entrare Di Guarra. A Mas Guarra. Con Di Guarra. Intanto esce cacciatore ed entra Frey. Ottimo direi. Un frate Sasha Grey. Totally don't get that one. Di Guarra. Verso Mertens. Ma poi è finito. Arbitro fischia. Arbitro fischia. Chi debbi? È finita.
È finita! È finita! È finita! Napoli 2, Chievo Verona 0, 1. Napoli 2, Chievo Verona 1. Io che mettete in un appegarto. Ma Super Mario Rui, uomo partita, uomo gol, gol dell'anno, gol del secolo, gol del millennio. Mamma mia, che Napoli. Ragazzi, come al solito, se il video vi è piaciuto lasciate un bel... mi piace. Condividete su Facebook, Twitter, Google Plus e ovunque voi vogliate. Non dimenticate di iscrivervi alla pagina Facebook di Chiamando la Brata. Se trovate il link in descrizione, siamo anche su Ask Instagram, quindi ascoltateci e followateci. Siamo anche su Instagram, quindi... no, Telegram, quindi Telegram, mateci. E come al solito, se per caso il video non vi è piaciuto... perché può sempre capitare che non vi sia piaciuto, da parte del nostro riscoperto Super Mario Rui. Madonna. Grazie ragazzi e al prossimo video. Ciao aglio! Attenzione, attenzione! Iscrivetevi al canale degli Amendolas Brothers. Attenzione, attenzione! Chi non si iscrive al canale stasera muore!